un problema che ci riguarda e se un classico non ti riguarda, idem, meglio metterlo da parte. Se non ti riguarda esistenzialmente, cioè se non agita un problema che è tuo. Allora, il paradiso, partiamo da lì, perché lì Dante è stato tratto in libertà, no? Qual è la sovrana dottrina che Dante apprende nel paradiso e che non aveva appreso, non aveva potuto apprendere nel pellegrinaggio precedente, in quello che è il vero pellegrinaggio? Paradiso è un pellegrinaggio, per modo di dire. Il pellegrino pesta la terra, per ager. In paradiso Dante vola. La fatica delle mani, dei piedi con cui si aggrappa anche lungo la montagna del Purgatorio, e lì quel tipo di fatica cessa. La fatica c'è anche nel paradiso, ma è fatica intellettuale a quel punto, per comprendere la somma dottrina. Che non aveva potuto apprendere prima, non aveva potuto apprenderla prima dalla bocca della sua guida, da Virgilio. Virgilio lo sa, ci ritorneremo. Questa sovrana dottrina è la dottrina dell'amore. È il significato di amore che Dante apprende in paradiso. Soltanto quello classico, quello gliel'aveva già insegnato Virgilio. L'amore che tutto muove nel senso aristotelico, cioè nel senso del motore immobile, nel senso che tutto si muove per amore all'ente sommo, è questa ontoteologia, gliel'aveva insegnata sostanzialmente il maestro di coloro che sanno, ed era l'aspetto di teologia naturale che era stata ripresa dall'aristotelismo latino. Non è questo. Non è questo amore che tutto muove che apprende Dante in paradiso. Non ci sarebbe stato bisogno dell'ultimo volo per apprendere questa forma di aristotelismo latino, che tuttavia era stata la base della teologia naturale scolastica. È un altro l'amore che apprende Dante, ben altro. Apprende Theos Agape, apprende che amore non è né una caratteristica degli enti che si muovono all'ente, né un attributo di Dio, ma è Dio. Questo apprende. Apprende la somma dottrina giovannea, questo è il tema, la dottrina con la quale si assomma il cammino dantesco e si assomma anima e corpo, perché la prova di essere giunto a comprendere questa somma dottrina, Dante l'ha non con un ragionamento, ma perché gode, fruì. Il tema anche agostiniano è profondamente agostiniano. Anima e corpo, con anima e corpo Dante gode di aver visto finalmente, di essere riuscito finalmente a ficcare l'occhio in quello che è il vero significato di Dio, agape, Theos agape, non come attributo di Dio, ma come Dio stesso, il nome di Dio, amore. Come opera questo amore? Qual è il significato di questo amore? Irriducibile alla dimensione e al concetto classico aristotelico. Come opera? Il cielo si innamora. Altro che motore immobile. Il cielo. L'ente sommo, in quanto amore, si innamora. Agisce innamorandosi.
E la cosa straordinaria è che questo insegnamento, questa dottrina, che il cielo si innamora, e vediamo immediatamente le conseguenze di questo innamorarsi, è spiegata a Dante nel ventesimo, nello spirito, nel cielo dei giusti, e a parlare di questa somma dottrina è l'aquila, cioè il simbolo dell'impero, il simbolo politico. A dimostrazione della perfetta fusione di profezia politica e di profezia, della compenetrazione di profezia politica e profezia religiosa, le due grandi dimensioni della profezia dantesca, che qui si compenetrano al punto che Theos Agape viene spiegato dall'aquila, dal simbolo dell'impero. È paradossale, è abbastanza scandaloso, nel senso, appunto, ci fa problema, fa impedimento questo, no? Rispetto alla distinzione così chiara che si vorrebbe, no? In certe letture del tutto scolastiche di Dante tra i due soli, queste letture da laicisti contemporanei dei due soli, come ci fosse indifferenza tra l'uno e l'altro. Quando è smentito a ogni passo della Divina Commedia, no, questa indifferenza, non c'è nessuna indifferenza. Tanto è vero che Dante invoca l'intervento dell'imperatore per risanare la Chiesa, e invoca una Chiesa che condanni l'impero se l'impero non è impero. Non c'è nessuna indifferenza. È una distinzione di ruoli, ma la salvezza si raggiunge soltanto se i due soli illuminano insieme. Non c'è salvezza se illumina uno solo. I due soli sono chiamati a riformarsi a vicenda. Una idea di distinzione tra i due soli, un'idea tutta contemporanea, un'attualizzazione ridicola di Dante. Ridicola. Interpretare i due soli di Dante come libera Chiesa in libero Stato è ridicolo. I due soli confliggono, competono ed è male, e dovrebbero invece accordarsi, armonizzarsi per illuminare insieme, senza sovrapporsi e senza babeliche confusioni, ovvio. Distinzione, discernimento. E questa è la dimostrazione palese che è così. L'aquila spiega non una cosa qualsiasi, spiega come vale inteso radicalmente Theos Agape. Ed è l'aquila a spiegarlo. E cosa spiega? Ed è una cosa che colpisce Dante, no? Talmente. Che cosa sono queste? Che cose sono queste? Nessuna spiegazione poteva dargliela Virgilio. Che cose sono queste? Chi crederebbe giù nel mondo errante a queste cose che ora vedo? Cosa vede Dante? Che il cielo si innamora, vede. Che il cielo si innamora. Cosa vede Dante? Vede che cosa può l'amore. L'amore può giungere al punto, l'amore divino, Theos Agape, l'amore di Dio può giungere al punto di vincere tutto, di vincere la giustizia divina, di vincere ciò che qua giù si ritiene essere appunto la giustizia divina. Che cose sono queste? Com'è che trovo Orifeo troiano Rifeo troiano e traiano in paradiso? Che cose sono queste? Qua giù non si può credere, ma il cielo si innamora della giustizia, e innamorandosi della giustizia vince la propria stessa giustizia. Regnum celorum, violenza pate, no? Che caldo amore. Da caldo amore e da viva speranza che vince la divina volontà. Matteo, chiaramente,
Regnum celorum vim patitur. Il regno dei cieli, patisce vim, bia in greco, bia, e bia può essere tradotto soltanto con violenza. Certo, bia non ha altra traduzione possibile. Dante si dimentica, tra virgolette, si dimentica di aggiungere et violenti rapiunt illud. E sono i violenti a rapirlo. I violenti, coloro che sono animati da vera passione, da violenta passione. E allora si capisce come Dante possa averlo rapito. Violenti bisogna essere. Bisogna passare la storia a contropelo, come dice Karl Barth. Bisogna essere in lotta con la storia e con il proprio tempo. Costi quel che costi, soltanto questi violenti rapiscono il cielo. Soltanto caratteri come quello di Dante possono volare là. Dante questo non lo dice, et violenti rapiunt illi, ma è implicito. Cita Matteo. Matteo 11:12. Famoso passo evangelico. Ma questo passo evangelico è al centro dell'idea dantesca, della visione dantesca. Soltanto coloro che soffrono, patiscono e vogliono violentemente, attraverso quella fatica, quel pellegrinaggio, il cielo, possono coglierlo. Ma il cielo stesso ama loro, ama questi violenti. Questi violenti possono rapirlo il cielo, cogliere il cielo, perché il cielo ama loro. Ama loro. Ama coloro che in terra sono stati giusti malgrado tutto e contro tutto. Magari perfettamente solitari. Questo ama il cielo. E il cielo per costoro vince la propria stessa giustizia. Quindi l'amore, questo amore, è l'amore che può tutto. Supervincersi, vincere la propria stessa giustizia. E vincendosi vincere. Il cielo vince vincendo la propria stessa giustizia. Una misura eccessiva d'amore, l'eccesso d'amore. È proprio l'idea di agathon in greco. Aga, troppo. Aga è un prefisso greco che significa troppo, l'eccesso, l'eccesso. Io traduco agathon l'eccesso. Il bene è l'eccesso. E vince il cielo vincendosi. Allora gode il cielo, si innamora il cielo, quando riesce a vincere se stesso innamorandosi della persona perfettamente giusta. Ma la persona perfettamente giusta è il violento, colui che affronta la storia contro pelo, che non si arrende di fronte a nessuna ingiustizia. Quindi l'amore può tutto, l'amore quindi deve essere al centro, lo spirito d'amore è del tutto al centro della teologia dantesca. Ma badate, questo solleva dei problemi storico-filosofici di enorme peso. Perché se interpretiamo così, e io non vedo come possa essere interpretato diversamente, qui viene fuori che davvero non vi è nessun equilibrio simmetrico, per così dire, nella visione del Deus Trinitas dantesco. Qui tutto l'accento cade sullo spirito d'amore, cade tutto lì l'accento, sullo spirito d'amore, perché se l'amore può tutto, al punto di vincere la stessa giustizia, parlate, questo è Gioacchino da Fiore, questo è Gioacchino da Fiore. E bisogna stare molto attenti, ho detto un punto molto delicato filosoficamente. Perché se il mio ragionamento tiene, non c'è niente da fare, è lo spirito l'età ultima di tutta la vicenda dell'umanità, segnata dall'evento cristiano.
È stato spesso sottolineato che le meravigliose, la meravigliosa terzina che scolpisce l'immagine trinitaria, i tre cerchi, eccetera, probabilmente desunta da un disegno gioacchinita. Ma non è tanto quello, che quello può essere una cosa del tutto anche un'impressione superficiale, un'influenza superficiale. No, no, è proprio teologicamente, filosoficamente, che se il ragionamento che ho fatto tiene, si deve concludere ad un primato assoluto nell'economia trinitaria dello spirito come amore. E questo è molto delicato. Non vi è nessun equilibrio, padre, figlio, è spirito. Padre e figlio preparano, prefigurano l'affermazione dello spirito. Il padre è ancora legge, Vecchio Testamento, nella Trinità, per così dire, gioacchinita, il Nuovo Testamento, no? Tutti i cerchi che si chiudono l'uno con l'altro, no? L'immagine di Gioacchino fondamentale, no? Nuovo Testamento invece, e lo Spirito come l'età nuova, che per Dante non è lo Spirito, è l'età nuova, che, attenzione, so bene, no? L'età nuova di Gioacchino è un'età, come dire, angelica, dove l'umanità diventa perfetta, non è questa, no? In Dante è perfezione politica, etica, tutto l'elemento politico, etico è centrale in Dante, l'aspetto di profezia politica ed è del tutto secondario, inesistente in Agostino, in Gioacchino. Tuttavia l'idea di questo amore di cui ho parlato indurrebbe a pensare ad un potente esito gioacchinita, questo amore che può tutto nei termini che ho indicato. E quindi al centro dell'economia divina questa immagine d'amore è potentemente, d'altra parte, come si fa a interpretare diversamente, che è potentemente rappresentata da Maria. La meravigliosa preghiera di Bernardo a questo giunge, ci fa giungere, io penso, a un esito di questo tipo. Maria non può essere, quella immagine di Maria non può essere interpretata come spesso, ma anche nel tonismo viene interpretata. Ho scritto un libretto sulla figura di Maria, no? In cui insisto su questo. Teologia, perché alcuni contemporanei la teologia come la filosofia non comprendono la pregnanza di questa figura. Dante sì, pienamente. Ma perché? Ma perché la fa una, non una vaga immagine. La fa la presenza nell'economia divina di quell'amore di cui ho parlato. Quello significa Maria. Altro che mezzo per l'incarnazione, altro che strumento per l'incarnazione, come continua a interpretarla tanta mariologia. Viene una potente teologia mariana in Dante, potentissima, per cui Maria è non solo la perfetta sembianza del figlio, ma è anche l'icona, direi, l'icona di quell'amore, di quel teos agape. E infatti Dante lo dice. Perché? Perché a un certo momento della preghiera, ricordate, Bernardo si rivolge a lei, altro che semplice mediazione, mezzo o mediazione, colei che intercede, certo che c'è anche, ma la pregnanza in cui è posta questa funzione del tutto tradizionale di Maria. Perché a un certo punto nella preghiera lui dice: Regina, che puoi ciò che tu vuoli. Ed è esattamente l'amore, no? L'amore. Puoi ciò che tu vuoli, ma non vieni. Ma come si fa a non sentire nell'orecchio quando tu giungi a questa espressione, Regina, che puoi ciò che tu vuoli? Quell'altra di Virgilio a Minosse. Volsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Volsi così colà dove si puote ciò che si vuole. Cioè, letteralmente identica.
Maria può ciò che vuole, no? Cioè no, non è che la richiesta di Maria possa essere rifiutata dal figlio o dal padre, perché Maria può ciò che vuole. E l'espressione dantesca può essere casuale, può non essergli venuto all'orecchio Dante di aver usato la stessa espressione in quel passo decisivo in cui Virgilio ferma Minosse e dice: guarda che devi farlo entrare perché vuolsi così colà dove si può ciò che si vuole. Quindi Maria, immagine di un amore che può ciò che vuole. Addirittura può tanto da supervincersi in quanto dimensione di giustizia. Rimane la dimensione di giustizia, ma l'amore può di più. E cosa significa questo amore, quindi, che può al di fuori di ogni misura, che può donarsi per donarsi, donare e perdonare all'eccesso, agathon, oltre ogni misura. È la perfetta gratuità di Maria, l'amore perfettamente gratuito di cui Maria è icona, l'amore perfettamente gratuito che dona e perdona, e più dona, più ha. Più si spoglia, più ha. Teologia, anche qui, si può capire soltanto teologicamente la profondità dell'idea. Qual è? Quella di Kenosi, Francesco. Quella di Kenosi. Dio non tiene presso sé gelosamente la propria divinità, ma la dona. Diventa meno Dio perché dona, perché si incarna? No! Si manifesta pienamente così come Theos Agape. Si manifesta perfettamente così, appunto, come perfetto amore. Proprio il donando gratuitamente. Donando gratuitamente. Quindi il rapporto tra questo concetto di amore, la gratuità e il concetto teologico fondamentale di Kenosi, su cui si regge tutta l'economia dell'incarnazione, tutta la cristologia dantesca in particolare. Gratuità perfetta d'amore, qui c'è una polemica nel Medioevo molto interessante che spiega molto anche il senso teologico del pellegrinaggio dantesco. Una polemica che interessa soprattutto le scuole domenicane e francescane. E perché in questo Dante abbraccia perfettamente, a mio avviso, le scuole francescane, di nuovo il problema, appunto, che il santo di Dante è Francesco. In modo palese. Anche lì non c'è nessuna semplice simmetria, vi è una gerarchia precisissima nei canti del sole tra Francesco e Domenico. Una netta gerarchia. Come dal punto di vista delle qualità intellettuali sapienziali tra San Tommaso e Bonaventura. Ma proprio il fatto che il primo tra i grandi scolastici lodi Francesco significa appunto che Francesco è il primo tra i santi che vengono elogiati, lui e Domenico. D'altra parte è Francesco che sta nell'impero con Agostino Benedetto, no? E Domenico invece non è più neanche citato. Qual è questa disputa? È una disputa che c'entra moltissimo col nostro tema dell'amore. Qual è l'amore più perfetto per Dio, di cui siamo capaci? Il nostro amore di Dio, quando è che è perfetto? E per San Tommaso, nelle Summe, ovunque, è chiaro, il nostro amore di Dio sarà perfetto quando, beati, e giungeremo a vederlo, perché allora sarà soddisfatto anche la nostra sete di capirlo, di intenderlo. Vedendolo, lo intenderemo finalmente, e quindi, mentre qua giù non possiamo vederlo, e lassù sì, allora soltanto il nostro amore sarà perfetto. No, dicono i francescani.
Non è così. Il nostro amore è perfetto in via, in itinere. Perché? Perché soltanto in via, in itinere, il nostro amore è perfettamente gratuito. Noi non amiamo Dio qui per vederlo, al fine di vederlo. Non lo amiamo in attesa implicitamente di quel premio. Lo amiamo gratuitamente. La gratuità perfetta del nostro amore, ora, è vera icona dell'amore perfettamente gratuito di Dio. Se noi l'amassimo ora, in attesa di vederlo, il nostro amore sarebbe un po' quel amar che nullo amato, amar perdona. Quello scambio peccaminoso. Perché se non si capisce questo, hai voglia di fare sentimentalismi su Francesco e Paolo. Lì c'è un'idea di amore come scambio. E tutto sommato, se riteniamo che il nostro amore di Dio sia più perfetto in paradiso, qui in terra noi attendiamo di essere ricompensati. E il nostro amore quindi non è perfetto, perché l'amore è perfetto quando non attende niente, nulla. Allora è gratuito, come l'amore divino, che vince tutto, anche la stessa giustizia. È questo amore di cui Dante non si era dimostrato capace, questa idea di amore che aveva tradito, malgrado Beatrice avesse continuato ad ispirarlo anche dopo morta, e quindi ancora più colpevole Dante di non aver inteso questa dottrina d'amore. Ma si è pentito, si è confessato, si è pentito, ha pianto, eccetera, eccetera, e soltanto allora può, e qui si aprirebbe un grande problema che non è il tema di oggi, soltanto allora può accedere al paradiso terrestre, altro che per documenta filosofiche stop. Se accede al paradiso terrestre soltanto dopo essersi ribattezzato, insomma, al paradiso terrestre, all'altezza della commedia, non accede certo soltanto per documenta filosofica. Virgilio vede, non capisce nulla, saluta, neanche saluta, scompare. Quindi vi è qui un grande problema che però non è il tema di oggi. Bene, se discutiamone, questa è la dottrina d'amore che radicalmente viene esposta nel paradiso e resa icona nella preghiera a Maria. Vediamo come si collega tutto questo al tema, all'altro grande tema del paradiso, da servo a libertate. Come si collega al tema della libertà? E qui incontreremo altri problemi e forse contraddizioni viventi ancora più decisive. Come agisce questo amore divino, l'amore di Dio, non l'amore nostro per Dio? Come agisce? Qual è la sua azione fondamentale? Base, che spiega anche il fatto per cui Traiano era giusto e quindi mi innamoro di Traiano. Prima abbiamo visto appunto come si esprime questo amore, qual è la sua azione fondamentale? Che cosa ci dona fondamentalmente questo amore divino? Che cosa costituisce il suo sommo dono? Allora, qui tutti sappiamo immediatamente come rispondere apparentemente, no? È che da lui la dottrina dell'anima,
in chiave appunto in chiave totalmente tomista, secondo me quella, insomma, Dante fa proprio la dottrina di Tommaso in chiave anti-averroistica. Dono sommo di Dio è che immediate da lui, senza mezzo, senza la mediazione delle cose nuove, di astri, di cieli, delle ultime creature di Dio, senza mezzo, piove nella nostra anima, peraltro già in qualche modo formata, piove una innata libertate. Ma innata libertate, cioè Dante, tu ritieni che innata in noi sia la libertà, come in questo passo dici? Perché vada bene che in altri non hai detto così. Non hai detto che innata è la libertate. Hai detto che il dono, il sommo dono di Dio è della volontà il libero arbitrio. Dio dona a tutte le creature, potremmo dire, la volontà, il volere. Ma solo a noi, animali dotati di logos, il libero arbitrio. Cioè doni alla nostra volontà la capacità di discernere, la capacità di discernimento. Ma la capacità di discernimento e di scelta non è proprio la libertà. È la potenza di libertà. Cioè noi abbiamo la possibilità, noi siamo quegli animali che sono determinati, caratterizzati dalla possibilità di essere liberi. Nessuna innata libertà. Noi non nasciamo liberi. Nessuno di noi nasce libero. Tutti noi, diciamo platonicamente, siamo all'inizio come quelli incatenati al fondo della caverna. E Socrate dice, sono uguali a noi. Noi non nasciamo liberi. Non c'è una innata libertate. C'è un'innata disposizione a poter essere liberi. Cosa molto diversa. Esattamente come abbiamo, Dante, una innata disposizione a parlare, a imparare una lingua, una forma locutionis, nel De Vulgari. Quindi è questo, Dante, che intendi. Intendi che, appunto, per quanto la ragione ci conceda di vedere, perché poi tutto si chiarirà anche sotto questi aspetti con la dottrina dell'amore che a questo punto del purgatorio non c'è dato scoprire in tutta la sua radicalità, ma tu intendi che appunto c'è data la capacità di discernere, ed è il sedicesimo fondamentale, sapete bene, canto centrale di tutte e tre le cantiche, il sedicesimo del Purgatorio, Marco Lombardo. Parla qua un politico, non un teologo, un politico, cioè siamo nell'ambito di comprendere ciò che la ragione vede, ciò che la ragione vede. Niente di più, niente di meno. V'erano tre tipi di libertà che la scolastica distingueva. Tre tipi di libertà.
La prima la chiamavano, la chiama Tommaso nella Summa e altrove, una libertas exercitii, una libertà di fare, di operare questo e quello, una libertas specificationis, una libertà di discernere, per l'appunto, di specificare, una libertas contrarietatis, libertà di dire di no. La libertà, in tutte e tre le forme, ha il valore e ha il volere a fondamento, no? Ha il volere a fondamento e il volere procede anche dall'intelletto. Dall'intelletto che a noi ha donato amore, cioè il sommo bene, il sommo dono è in realtà, in questo contesto, è l'intelletto in quanto può in potenza, può dirigere la volontà verso il bene. Questo ci è dato immediate a Deo. La capacità, l'intelletto, ci è dato l'intelletto, il logos, siamo gli animali dotati di logos, l'intelletto ci è stato donato, questo è il sommo bene, e l'intelletto ha la possibilità di guidare il volere al bene. Per giungere al bene occorre che si accordino volontà e intelletto. Non basta l'uno, non basta l'altra. La volontà di per sé è qualcosa di assolutamente indifferenziato e comune a tutti, l'intelletto è dato e donato solo a noi da Dio, immediate, ma l'intelletto ha solo la possibilità di giungere al bene. Come fa a giungere al bene? E qui è il problema. Perché una cosa è dire che noi in potenza siamo capaci di bene. Una cosa è dire che noi ne siamo capaci in atto. Noi abbiamo la possibilità di liberarci, di disfrancarci dal peccato, di superare quello che il peccato ha prodotto in noi, cioè di disfrancarci. Perché il peccato cosa fa? Impedisce di giungere a libertà, ci disfranca, impedisce di giungere a libertà. Ma per giungere a libertà ne abbiamo la capacità? Il nostro intelletto è capace di liberarsi? Perché se dico innata libertate, intendo dire che in noi è innata la capacità di liberarci. Se dico che a noi innato è l'intelletto, che il dono sommo di Dio è il nostro intelletto, io dico che innata in noi è la potenza, la possibilità di giungere a libertà, ma nient'altro. E invece Marco Lombardo, il politico Marco Lombardo, dopo aver spiegato appunto questo sommo bene come appunto la nostra capacità di giungere ad una libertas exercitii, specificazioni, contrarietatis, eccetera, eccetera, conclude dicendo che se ben si nutrica, che se viene ben alimentato la nostra mente, se viene ben alimentata, il nostro intelletto, se viene ben alimentato, netto netto, radicale radicale, dice che può tutto. Dante si è diventato pelagiano. È un bel problema. Può tutto, non è che possa essere equivocata l'espressione. È un contesto politico, è un contesto razionale. Va inteso in questo limite? Probabilmente sì.
È in quel contesto di quel canto in cui appunto viene fuori nel modo più potente, diciamo, più violento, nel senso che ho detto all'inizio, no? Quel genio dantesco di entrare in lotta col proprio tempo, in lotta col proprio tempo, con le potenze che ostacolano, impediscono la realizzazione della sua grande profezia. Certamente, certamente, è quella situazione che poi nel XVIII successivamente Virgilio chiarisce. Io ti dico quello che la ragione vede e poi altri ti diranno il resto. Quindi certamente può essere letto anche in questa chiave, ma il problema sussiste in generale, rende tesa, drammatica tutta la concezione dantesca. Il dono che ci fa lo spirito, diciamo, d'amore, Theos Agape, è limitato alla nostra capacità di discernere, eccetera, eccetera. Ma poi abbiamo noi, il nostro intelletto ha la possibilità, lui, di superare il suo stato mondano, pellegrino, in cui, come dice Tommaso, può sempre deficere, venir meno e quindi disfrancarsi. Cioè, in altri termini, la libertà non è affatto libera di liberarsi dal peccato. Non è affatto libera di liberarsi dal peccato. Certo, non siamo necessitati, come dice, come tutte le altre creature in fondo, no? Che sono determinate, necessitate, che funzionano tutte sulla base di un rapporto meccanico di causa-effetto, potremmo dire, in chiave moderna, no? Ma questo dubbio che fa scoppiare Dante, cosa riguarda? Riguarda questo, semplicemente, che noi è data la possibilità di discernere, o il suo dubbio che lo fa scoppiare un altro, ma dataci questa possibilità di discernere. Una volta che abbiamo visto, abbiamo anche la capacità di perseguire ciò che vediamo, essere il bene. Discerniamo il bene e il male, ma una volta che abbiamo compiuto questo discernimento, è data al nostro intelletto, può il nostro intelletto tutto, può la nostra mente liberarsi? E la risposta complessiva è certamente no. È un drammatico no. C'è dato il lume, il logos, il lume per vedere, ma non c'è data la libertà di non peccare. Non c'è data la libertà di non peccare, non c'è data alcuna innata libertà. Se ben si notrica vince tutto, no? Non vince tutto, Dante, non vince tutto. Non vince tutto. L'intelletto deve essere chiamato perché la sua potenza di fare il bene giunga ad essere in atto. Perché la potenza che c'è data di fare il bene passi all'atto, energei, diventi energos, proprio in senso aristotelico, giunga all'atto. Noi abbiamo la possibilità, Dio ci ha dato, il Theos Agape ci ha dato la possibilità di essere liberi, ma questa possibilità di essere liberi, noi non abbiamo la potenza di realizzarla da soli. Questa potenza di realizzarla, e non è soltanto per la ragione di Tommaso,
che bisogna sempre mantenere il primato della causa comunque. Anche su ogni nostra azione, dice Tommaso, bisogna sempre rispettare, salvare, dice, il primato della causa. Non è soltanto per questa ragione, come dire, teologica, primato della causa. Quindi la causa può sempre intervenire quando e come ritenga, eccetera, eccetera. No, non è semplicemente questa la ragione. La ragione è molto più drammatica, non è soltanto il primato della causa. È il pathos, il sentimento drammatico della insufficienza del nostro intelletto, della nostra mente, per porsi energeie, per manifestarsi in tutta la sua energia, e cioè non soltanto come possibilità di fare il bene, ma agire energico, agire pienamente, pienamente compiuto e soddisfatto, e quindi salvo. Perché che cos'è? Che quando un ente è salvo, salvus, sanus, quando manifesta pienamente tutta la propria energia. E la propria energia per noi uomini qual è? È l'energia intellettuale, della mente in primis. Ma la salvezza, la sanità piena, la possiamo raggiungere? Può la nostra mente vincere tutto? No, non può vincere tutto. Non può vincere tutto. Deve essere chiamata, deve essere accompagnata. Dallo smarrimento possiamo... La situazione di smarrimento non è la situazione di morte, ovviamente. La situazione di smarrimento è la situazione in cui tu avverti angosciosamente il tuo essere semplicemente in potenza, perché l'avverti angosciosamente. Non sei felice, non sei contento, no? Contento. Avverti che la tua situazione di essere in potenza sta trasformandosi in una situazione di assoluta impotenza. Ma il gioco è sottile tra l'essere in potenza e l'essere impotente. Il gioco è molto sottile. E tu sei smarrito proprio perché sei lì, avvertendo angoscia, avverti indirettamente anche il tuo essere in potenza, e nello stesso tempo ormai ti senti al limite estremo, sulla soglia dell'assoluta impotenza. Ed è una situazione intellettuale, perché Dante lì in mezzo alla selva non è diventato un selvaggio, no? È Dante. È il grande intellettuale Dante che lì è smarrito, è l'amico di Cavalcanti che lì è smarrito. È l'intelletto, la mente, non è che Dante avesse perduto l'intelletto e la mente e il dono del libero arbitrio, ma tutto quello l'aveva, non l'aveva salvato dallo smarrimento, perché la mente e l'intelletto da solo non si libera. È drammatica la situazione, perché il grande intellettuale, la grande mente, bisogna intenderlo così, allora si capisce soltanto la drammaticità della cosa. È la grande mente che è smarrita lì. Ed è smarrita perché è in quel bivio sottile tra l'essere in potenza e l'impotenza. Ma per passare dall'essere in potenza all'atto è occorso tutto quello che è occorso. Tutto quello che è occorso. E quindi Marco Lombardo, no, la mente non vince tutto. Tu la puoi nutrire quanto vuoi, non vince tutto. Non vince tutto. Occorre l'amore che può tutto.
occorre l'amore che può tutto. Occorre lo spirito d'amore, che tu lo apprenda e che tu lo comprenda e che tu te ne faccia immagine, donando, perdonando, svuotandoti da ogni filo psichia. Occorre questo. E tu ti faccia immagine dell'amore, fin tanto che tu non hai compreso quello spirito d'amore. La tua, il tuo essere impotenza continuerà a essere impotenza, ma a un certo punto l'angoscia ti soffocherà e ti troverai tu, grande intellettuale, Dante, impotente. Cioè non più nella condizione dell'essere impotenza salvo. Ma la nostra condizione umana è solo quella dell'essere impotenza. Per essere in atto, e i classici dicevano che per essere in atto basta l'intelletto. Questo è l'intellettualismo classico, ma contro cui contrasta radicalmente lo spirito del Theos Agape. Ma qui si apre un colossale problema, a mio avviso, che non si può non avere mente e spirito per non capire. Se funziona il ragionamento fin qui fatto, allora Dante spiegami se occorre una grazia, diciamo la parola, il cui significato soltanto nel paradiso, non me lo può certo spiegare Virgilio il senso della grazia, mi verrà chiaro. Se occorre quel lume, altro che il lume dell'intelletto, perché il mio stesso intelletto giunga all'atto. E allora Dante, perché tu? Se quell'amore e solo quell'amore può tutto, non certo. Solo quell'amore vince tutto, non certo la mente di Marco Lombardo. Allora Dante, come spieghi questa particolare grazia? La spiego molto semplicemente. La spiego perché io sono simbolo, mi ergo a simbolo dell'umanità e di quello che all'umanità può accadere grazia. Quindi non avevi particolari meriti, no? Che particolari meriti avevo? L'intelletto? Sei innamorato? Le donne, Dio, si sono innamorate del mio intelletto come si erano innamorate della giustizia di Traiano? L'intelletto, il tuo intelletto peccava, mi pare, no? Perché appunto ciò di cui Beatrice lo accuserà non riguarda soltanto l'incomprensione della dottrina d'amore. È evidente, quella dottrina d'amore di cui lo incolpa è una dottrina d'amore che aveva fondamenti ultra-razionalistici, ultra-intellettuali. Quindi il mio peccato, il peccato di cui si pente, è un peccato in generale, che riguarda anche l'intelletto, un errore intellettuale, oltre che appunto un peccato. Quindi non ha alcun senso questo. Allora la grazia interviene anche non soltanto nel caso di Traiano, di Rifeo. Non si innamora soltanto, si è innamorata anche di te, Dante. Quindi non puoi in alcun modo escludere che si innamori di tutti, gratuitamente. Tutti smarriti, tutti in potenza, e come è intervenuta per te, interverrà anche per me, per voi, per condurci all'atto. Non c'è nessun motivo per operare qui teologicamente una distinzione. Non c'è nessun motivo. Ma non c'è sul serio nessun motivo. Quindi
Dante, il tuo inferno non regge, non regge, non regge. Lasciate ogni speranza. Non puoi non sentire la contraddizione tra il tuo discorso e quel lasciate ogni speranza. Non puoi. Perché lì, è lì la misericordia, tu decidi che non può. Ma non ha senso. Non ha alcun senso. Lì decidi che la giustizia è invincibile, che lì il Signore non può supervincersi. È teologicamente una contraddizione, Dante. Ammesso che il discorso condotto finora abbia una logica. Ma lì ci stanno solo quelli che hanno maturato il loro spirito contrarietatis, la loro libertas contrarietatis, a un livello tale da, appellati dalla grazia, respingerla. Hanno avuto una potenza superiore alla potenza d'amore di Dio. Bello? Convincente, ma capisci le conseguenze di questo discorso? Le conseguenze di questo discorso sono che questi negatori, bello l'idea, il paradiso è di quelli del sì, di quelli che si aprono, di quelli che comunicano, di quelli che si svuotano di ogni egoismo e comunicano, bello, sì, che dicono di sì alla creazione, a Dio. E dall'altra parte quelli che dicono no. Ma ti rendi conto, Dante, delle conseguenze radicali di questo discorso? Per cui lì sono non quelli che sono puniti da Dio, dalla giustizia divina, perché la giustizia divina può tutto. La giustizia divina, l'amore può tutto sulla giustizia divina, quindi non puoi dare l'ultima parola alla giustizia divina. È contraddittorio con quello che mi hai spiegato in paradiso. No, Virgilio. E quindi dici, no, l'amore divino valeva anche per loro, ma loro l'hanno completamente rifiutato, l'hanno bestemmiato. Sì, no. Ma la conseguenza, Dante, di questo è radicale. Cioè, costoro, i fedeli del no, sono fedeli di un Dio grande come il tuo. Cioè la conseguenza è inevitabile, è una conseguenza radicalmente manichea. E quindi assolutamente inaccettabile da un punto di vista cristiano, da un punto di vista monoteista, cristiano, islamico, ebraico. Ma quel lasciato ogni speranza, svolto logicamente, teologicamente, conduce inesorabilmente a questo. O quello non è nulla di definitivo e non può essere inteso assolutamente come qualcosa che limita l'amore che supervince la stessa giustizia, oppure quelli sono gli assoluti negatori del Dio di amore e quindi accanto al Dio d'amore vi è un Dio dell'odio, vi è un Dio del no, altrettanto potenti e contrapposti gli uni con gli altri. Ma non è il discorso di Dante, chiaramente nel modo più assoluto, che continuamente ci dice che appunto anche all'inferno sono soggetti a Dio, alla volontà divina. Io credo che mi piace pensare appunto invece ad una prospettiva origeniana in Dante, no? Origeniana. Ad una possibilità originista nella mente dantesca, e cioè la possibilità appunto che poi era anche di nuovo in certi momenti del gioachimismo, l'apocatastasi di Origene, alla fine l'amore divino vince tutto. Vince tutto, come nella parabola evangelica, anche gli ultimi che vengono, vince tutto. Questo secondo me è lo spirito che emerge dal paradiso dantesco e ne fa qualcosa di così sommo, a mio avviso, anche rispetto alle cantiche precedenti, qualcosa di così sommo, di così trascinante, di così esuberante, di così eccessivo.
lo spirito che pulsa nel paradiso è uno spirito di salvezza universale, di sete di salvezza universale, di una imminenza della parusia, di una imminenza del ritorno, in cui appunto il giudizio sarà il giudizio dell'amore, non il giudizio della giustizia, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Certo comunque è che il nostro intelletto ha bisogno di trasfigurarsi in questo spirito d'amore per salvarsi, cioè per diventare energeie, per porsi in atto. Certo è questo il cammino di Dante. Il cammino di Dante è questo. Il cammino di Dante è che il tuo intelletto nutrito, certo, eccetera, eccetera, però si trasfigura e si salva soltanto nello spirito d'amore, di quell'amore di cui ho parlato all'inizio, e che è l'amore che davvero lui sì vince tutto, cioè vince la stessa giustizia divina. Grazie. Ecco, mi sentite bene, Emiliano? Sì, perfettamente, Paolo, grazie. Non ci senti? Sì, perfettamente. Grazie a Massimo Cacciari per questa lezione ricchissima di stimoli, di interrogativi, come sempre. E credo che ci saranno sicuramente domande, richieste, quesiti da porre, quindi io me ne sono segnati alcuni, ma mi guardo bene dal monopolizzare la discussione, quindi io direi che Paolo? Di sì, colpo non ti sentiamo più. Adesso sì. Non ho toccato niente, è sparito. Quindi, dicevo, è possibile intervenire da remoto e inviando la domanda al professor Bertin, che la leggerà a tutti, oppure qui in aula da noi, e siccome non abbiamo il microfono mobile, io posso ripetere, eventualmente se non la sentite bene, la domanda posta dai ragazzi del corso ministeriale, a meno che non vogliano venire loro qui e dirla ad alta voce al microfono, in modo che la sentiate anche voi, come preferite, d'accordo? Quindi io apro questo spazio di dibattito, abbiamo un po' di tempo, direi di approfittarne e di sfruttarlo. Prego. Non spaventatevi, mi raccomando. Paolo, abbiamo un intervento di Fabiano. Prego, Fabiano. Vuole uscire, magari no, lo fa da lì, perché da casa, se non da lì, non la sentono. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno. Allora, un attimo, c'è una domanda qui da sale, poi mettiamo in attesa la collega da remoto. Prego, allora venga qui, così la sentono eventualmente anche da. Allora lei la ripeto io, che sì, dopo lei viene, esatto. Che dopo c'è l'ipocondriaco che ti denuncia. Sì. Prego, allora riferisco io la domanda sua. Espressamente appunto che il fine di quest'opera è quello di liberare gli uomini che vivono questa vita, no? Da uno stato di
pensavo a questo perché effettivamente se si interpreta tutta la commedia come effettivamente una dichiarazione di fiducia in qualche modo appunto nell'esistenza di questo amore che vince ogni giustizia, evidentemente ciò infonde anche fiducia nel lettore che lui stesso può camminare, no, verso questo, questo bene, no? Che infonde tanti tentennamenti o difficoltà, sfiducia nascono dal fatto che non si è sicuri, no, che il bene possa avere, come dire, l'ultima parola. Invece avere davanti questa visione effettivamente costituisce un motivo in più per i lettori, evidentemente anche questa è l'intenzione del fidante, no? Per poter potersi liberare nel senso che prima intendeva. Quindi grazie ancora. Forse è meglio se la riassumi rapidissimamente tu senza che io rompa le scarpe. Sì, la domanda riguardava che il fatto che questa, ammesso che l'interpretazione regga questa, certamente non è una, tutti sanno insomma che Dante pensa come tutta la tradizione cattolica ad un'esistenza reale dell'inferno, eccetera, eccetera. Tuttavia, la forza della terza cantica in particolare, questa idea di libertà che finalmente possiamo raggiungere in atto, ma non certo soltanto grazie alle nostre forze, può aprire quella prospettiva che ho richiamato la prima. Però attenzione, non è una prospettiva che assicuri. No. Anzi, ragioniamo un po', esattamente l'opposto. Cioè, anche ammesso che noi fossimo e che ci venisse detto che siamo certi, da un punto di vista, di nuovo, davvero proprio della religiosità dantesca, della profezia religiosa di Dante, anche ammesso che ci venisse accertato, fossimo sicuri, che alla fine, appunto, quelli che in eterno saranno dannati e quegli altri beati e così via, anche ammesso questo, questo non ci assicura qui per nulla, perché ancora di più certi della gratuità dell'amore divino dovremmo essere a sua immagine altrettanto perfettamente gratuiti. E quindi che cosa? Le beatitudini, amici. Le beatitudini, amare il nemico, porgere l'altra guancia, donare tutto. Cioè ancora maggior ragione se fossimo certi che Dio è quell'amore che vince anche l'inferno, che si innamora, a maggior ragione noi dovremmo essere qua giù, altro che sicuri e dire vabbè attendiamo sicuri, ancora più agitati dal bisogno di fare il bene a immagine di questa assoluta gratuità che alla fine addirittura vincerebbe la propria giustizia anche nei confronti delle anime dannate. Prego, Paolo, do la parola, posso? A Fabiana Baudo che si era prenotata prima. Prego Fabiana. Eccomi, buongiorno. Buongiorno, io ringrazio il professor Cacciari per questa bellissima esperienza di riflessione filosofica, soprattutto per il momento che stiamo vivendo. E io che sono una valdese e quindi mi riallaccio a questioni teologiche e riflessioni che sono maturate e sono uscite con molta forza da Martin Lutero in avanti, che era un agostiniano, quindi si riallaccia a quello che è anche il pensiero dantesco.
Volevo solo fare la riflessione di quanto in effetti Dante, che segue assolutamente le sacre scritture, sia già riferito tutto questo concetto, perché non dobbiamo dimenticare che, come lei professore ha anche accennato all'inizio, c'è la visione giovannea, l'aquila e l'impero, ma l'aquila è anche il morfo di Giovanni, dove proprio all'inizio Giovanni, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, l'Antico Testamento, la grazia e la verità sono venute per il mezzo di Gesù Cristo, il Figlio. E poi tutta la questione delle lettere ai Romani, dove appunto viene assolutamente anche ribadito il concetto che è la grazia che muove l'intelletto. E poi, a dispetto di questa grazia che può portare alla fede o meno, noi saremo salvati. Viene proprio enunciato da Paolo stesso nei Romani che anche quando gli stranieri, che non hanno la legge, adempiono per natura le cose richieste dalla legge, esse che non hanno legge sono legge a se stessi. Altra spiegazione del perché Traiano viene portato in cielo. Ma quindi questo, a mio parere, crea un Dante che dalla parte della sua fede, della sua religione, già precorre tempi di riforma e segue tempi di riforma rispetto a valutazioni già fatte da Francesco, da Durando d'Osca e da Valdo. Io avevo solo questa, la mia non era una domanda, era un voler appunto dare anche quella mia impressione, che quanto detto dal professor Cacciari si può leggere veramente in questa maniera anche da un punto di vista di una teologia e di una fede cristiana. Grazie. Sì, fino a un certo punto, perché rispetto a correnti agostiniane, diciamo, poi riprendo altri due o tre spunti che lei ha dato. Prendo agostiniane, in Dante è evidentissimo che il discorso, diciamo agostiniano, non può essere inteso, interpretato in contraddizione con quanto dice Marco Lombardo. Quindi la nostra risposta alla grazia è fondamentale. Il pellegrinaggio non inizia se in qualche modo noi non rispondessimo a questa ispirazione o invocazione o chiamata, eccetera, eccetera. Quindi, e non a caso, ripeto, l'insegnamento forse secondo me fondamentale del paradiso, che cosa debba intendersi per Teos Agape, è messo sulle labbra dell'aquila. Quindi l'aspetto propriamente politico, etico, intellettuale, no, è radicalmente svolto da Dante. Qui sta la forza e la bellezza anche del poema, in questa contraddizione continua tra momenti che sembrano al limite, come Marco Lombardo, potrebbero essere interpretati in modo pelagiano, e a momenti invece di estremo agostinismo, anzi di gioachimismo, come ho sottolineato. Ma queste sono contraddizioni viventi, insomma, bisogna sentirle. Questo non è uno che non fa la summa teologica, fa un grande poema in cui esprime fino in fondo tutta la sua esperienza, una esperienza poros. Un viaggio, no? Poros, la strada, questo è. Poi, rispetto alla teologia della riforma, ovviamente ci sono altri abissi che andrebbero colmati prima di fare un rapporto. Il rapporto con la Chiesa, per Dante è fondamentale, cioè non è irrinunciabile quel momento catecontico, direi io, no? Rappresentato, che è molto più che catecontico in Dante, della Chiesa, dell'Ecclesia, quella è. L'Iglesia è sempre salva, al di là dei pontefici che si succedono, pastori travestiti da lupi, eccetera, eccetera. La Chiesa è fondamentale.
Cioè, anche qui l'assetto politico della cristianità è fondamentale in Dante, l'assetto politico della Chiesa, la forma politica è fondamentale anche nella Chiesa. Quindi lontananze estreme rispetto poi a aspetti fondamentali della riforma. Certo, Agostino è una presenza irrinunciabile anche in Dante, per quanto riguarda in particolare proprio tutto il discorso sulla grazia. Per la lettera ai Romani, sì, io ci ho riflettuto proprio rispetto a Dante, perché secondo me lì c'è anche la chiave di intendere qualcosa rispetto a quello, a quella lucubrazioni del tutto personali ovviamente, ma intendere qualcosa rispetto a quel, a quel, a quello smarrimento iniziale, no? A quell'inizio, così, così strepitoso del poema, no? Quando un poema inizia con, in modo, quando un'opera letteraria inizia bene, in modo strepitoso, poi è destinata a continuare altrettanto bene, no? È l'inizio fondamentale in un'opera. E quello cioè c'è qualcosa, leggendo la lettera ai Romani, per cui la grazia divina, possiamo dire, si innamora di questo smarrito perduto, di questo smarrito sul punto di perdersi definitivamente, di morire? Forse sì, ed è la lettera ai Romani che ci mette sulla coda, no? La sottolineatura che Dante fa proprio della sua angoscia, angst, soffoco. Vedo, il mio intelletto vede il bene e agisce male. Vede bene, lettere ai Romani, a un certo momento soffoco, non ne posso più, e salto, e faccio un salto, e compio un salto, una scommessa, Pascal, questa è la situazione, no? La situazione che precede il salto di fede, è questa, è l'angoscia, è lo smarrimento di Dante, quello smarrimento, questa angoscia, infatti, vede, Lucia va da Beatrice, ma non vedi come sta, non vedi come sta Lucia che vede, no? Ma Beatrice, non vedi come sta quel tuo fedele, non vedi che sta soffocando, e fallo saltare e manda qualcosa, qualcuno per cui salti, per cui scommetta, no? Di potercela fare, perché Dante inizia il viaggio e dice ma questo viaggio lo farò, dice, sì, poi fallo scommettere che ce la farà. Fallo scommettere che ce la farà. Sì, la situazione secondo me è esattamente quella descritta da Paolo nella lettera ai Romani. Grazie, professore. Se non ci sono subito domande qui, allora ce n'è una ancora pronta da remoto. L'unica cosa che vi chiedo è che, siccome non abbiamo tempo infinito perché poi ci deve avviare la seconda sessione della scuola estiva, e magari di concentrare, condensare un attimo la domanda. Ecco. No, bella risposta, perché sono lungo io, sono brevissimo. La risposta. Prego, c'era qualcuno da casa, sì. Sì, Edoardo Garcia, prego. Buongiorno a tutti. Io sono un messicano, un cittadino di Messico e un studioso di Dante. E mi pare in questo corso il professor Massimo Cacciari, le ringrazio perché per me ha un'alta competenza su Dante. Due cose. Io ho ascoltato 4 concetti, amor, via, giustizia e intelletto. Il professore Massimo Cacciari ha detto che via è uguale a violenza. Ma via, io credo, in latino, è cammino, strada, fessura, uscita. E la violenza non è in la via, la violenza è in il camminante. Guardi, scusi, se la interrompo, ma prima che lei continui su una via completamente ha frainteso, non ho parlato di via. Ho parlato di bia, greco, bia, che vuol dire violenza. Aia,
Io ho ascoltato la via di allora, il cammino. No, no, era via, violenza. Ok. Solo la giustizia. Ho citato Matteo, dove dice appunto, e Dante lo riprende letteralmente, no, che il regno dei cieli patisce la forza, vim, violenza, che aggiunge e che il regno dei cieli è colto e preso dai violenti, biastoi. Ok. E per ultimo, via, giustizia, intelletto, stessi, disse tre concetti, costruiscono l'amore. E l'amore è tutto, ha detto. E per me via, giustizia e intelletto, intese fanno l'amore. È tutto, le ringrazio per il corso. Sì, occorre una violenza d'amore, occorre, cioè come è violento, tutto sommato violento, cioè eccessivo, l'amore di Dio, che si innamora al di là di ogni misura di giustizia, perché cos'è giustizia? Anche per Dante, anche per il Dante politico, giustizia è misura è calcolo, è rapporto, armonizzazione tra distinti, questa è giustizia, isonomia, questa è giustizia, nomos, cos'è nomos? Certo. Nomos è giustizia. Sì, certo. Cioè, la giustizia? Allora, ecco, c'è un'idea di giustizia, ma però che è ordine, che è rapporto, che è relazione, e poi un amore che supervince, per usare un altro concetto paulino, supervince ogni misura. Claro, questo. Claro, sì. La giustizia si vince a stessa. E quindi possiamo dire che è violento questo amore, ma a immagini di questa violenza d'amore. Sì. Divino, che appartiene al divino, vi è la violenza di sete di salvezza che anima coloro che anelano al regno dei cieli. Se vuoi giungere al cielo, devi essere violento come Dante, devi essere coraggio, ma violento come lui, deve essere capace di quelle invettive feroci. Quando se la prende con tutti i figli della maledetta lupa, avarizia, invidia, eccetera, eccetera, no? Con i cani che abitano ad Arezzo, a Firenze, a Siena, bisogna essere capaci di quell'invettiva, bisogna essere violenti, se no, se non sei violento, se sei tiepido, sarai sputato via. Altro che regno dei cieli, manco in purgatorio ti manda. Sì, prego. Grazie, una piccolissima suggestione. Stavo pensando forse al contrario, all'opposto di questa violenza paradisiaca, come la violenza che poi metti infernale, che troviamo all'inferno, anche lì c'è un eccesso. Infatti lì ci sono i tiranni che tradizionalmente hanno visto come qualcosa di eccessivo, con la loro figlia verso se stessi. Si può fare questo? Certo, come no? Certo. Amore, sempre amore. Amore muove tutto. Amore muove tutto. Amore muove anche il malvagio. Il malvagio ama il proprio fine, no? Certo. Prego. Grazie. Bellissima. Io volevo chiedermi questo percorso, davvero, non ha Colombardo. E poi a me pare che si riconnetta il corso di Colombardo alla spiegazione sulla origine dell'anima, dei 25 di Stazio, e poi l'arrivo al paradiso terrestre. Ecco, questo percorso che lei ci ha illustrato, di cui ho capito qualcosa, spero, insomma, e che posizione, che funzione ha, che senso anzi, che significato ha il passaggio dall'Eden? Sì, nel percorso che ho cercato di tracciare il momento dell'Eden. Prima Pellegrini gentilmente ha citato una mia breve cosa su quello che ritengo essere il problema, non io,
riprendendo altri spunti. Cioè qui secondo me vi è una grande differenza tra il Monarchia e la Divina Commedia, insomma, cioè, tu che sei tutto, poi interverrai e spiegherai anche cronologicamente se, come, quanto è definibile, ma la differenza salta agli occhi, insomma. Ed è che cosa? Ed è che per realizzare il passaggio al paradiso terrestre, e soltanto da lì poi sali alle stelle, per passare per pensare quel passaggio hai anche ancora bisogno di Beatrice. Cioè il paradiso terrestre non è rapibile per documenta filosofica soltanto. Senza quel momento che assume tutto quel significato, quella valenza simbolica, tipicamente religiosa, sacrale, no? La confessione, il pentimento, il lete, eccetera, eccetera, uno è, eccetera, cioè hai bisogno di Beatrice, no? Virgilio si arresta prima. E poi non solo, ma le grandi visioni del paradiso terrestre sono visioni dove di nuovo l'elemento sacrale religioso e l'elemento politico reagiscono l'uno con l'altro. Sì. Quindi lì nel paradiso il tema dell'amore, della grazia dell'amore, è assolutamente pervasivo. Dell'amore che produce, che si manifesta come grazia che può tutto, è assolutamente, a mio avviso, assolutamente pervasivo, anche rispetto alle distinzioni che prima Dante aveva operato, ogni distinzione che l'intelletto possa pensare di operare, ma non so se piacerebbe sentire da te qualcosa. No, casomai poi interpocula, non voglio tirare... Cioè... C'è una domanda da remoto, preferisco dar spazio a loro perché non sempre capita di avere sta fortuna. Mariano Palazzo, prego. Mi sentite? Sì. Ecco, Mariano Palazzo dal Venezuela. Niente, io... Sto studiando Dante e... Vorrei un commento da parte del professor Cacciari su questa idea che ho in questo senso. Io ho sentito il dottor Lino Pertile lunedì dicendo una cosa molto interessante che si collega un po' con l'idea dei miei studi, no? Che quanti di questi che studiamo, leggiamo la Divina Commedia e Dante, veramente prendiamo il messaggio di trasformazione che si presenta in questo viaggio ultramondano. Lei parlava, spero di non sbagliare, al principio del suo discorso di questa forma di leggere Dante che se non si vede come profeta, come elemento di trasformazione personale, meglio forse non leggerla, no? E, mi trovo un po' imbarazzato nel spiegarmi. Lei parlava dell'età dello spirito, della trasformazione che ci deve essere, perché anche ho sentito il dottor Lupo in questi giorni parlare dell'inizio della letteratura industriale e faceva accenno come Dante, quando descriveva l'arsena dei veneziani, lo faceva con una specificazione tremenda che non c'è un riscontro nei letterati oggigiorno. Questo un po' per far fronte a la nostra società oggi ultra specializzata, iper frammentata, che ci sta portando per una via non proprio giusta. Allora, la Divina Commedia come potrebbe essere un elemento di trasformazione personale per migliorare la società? Non so se sono stato chiaro. Ma non so poi proprio come... Cioè, la citazione dell'arsenale dei veneziani fa parte...
cioè, appartiene a quella dimensione di Dante che è stata studiata, che è stata analizzata in lungo e in largo, cioè il realismo dantesco, no? Che travalica ogni allegorismo precedente, la figura, no? Auerbach e tutti quelli che ne sono venuti dietro. Quindi fa parte di questo elemento realistico che è sempre presente in tutto Dante e anche nel Paradiso. Nel Paradiso è l'opposto di una luce mistica, no? Le figure sono altrettanto definite che nell'Inferno, che nel Purgatorio, che nel Paradiso, quello è Tommaso, quello è Bonaventura, quell'altro, tutto preciso, realismo. Questo va da sé. Insisto nel dire che bisogna, credo che ormai sia abbastanza scontato, insomma, bisogna prendere davvero Dante come profeta e leggerlo così, anche così, anche così, no? Anche così. E anche per una ragione, anche perché leggerlo così significa mantenere la commedia in una straordinaria situazione di apertura, no? Di dinamica, non c'è una conclusione della commedia, no? Dante continuamente lo ripete, Dante poi dovrai tornare lì e dire quello che hai visto e speriamo che tu abbia una voce abbastanza potente da farti capire, da farti ascoltare, da convincere questi miserabili mortali. Che pur dotati dell'intelletto, ma fanno quello che Marco Lombardo racconta. Quindi la commedia è aperta, Dante deve tornare, bisogna sentire anche questa sua responsabilità, no? Lui dovrà tornare, un po' come quello di Platone anche qui, no? Che deve tornare alla fine ed essere messo a morte. Da quelli che sono rimasti in fondo tranquilli, seduti, assicurati alle loro ombre, quello torna, gli racconta che ha visto il sole e quelli lo uccidono perché non vogliono essere inquietati da costui, no? Quindi questa angoscia di Dante è presente continuamente, il senso acuto di questa responsabilità di aver avuto questa visione gratis e la responsabilità che questa visione ti comporta, che ti fa soffocare, non dico come, ma quasi il soffoco che avevi avuto all'inizio quando eri smarrito in mezzo alla selva. Leggete così anche il Paradiso, aperto, dubbi, sarò capace, parlerò, quello che ho visto, saprò comunicarlo. È aperto e anche il Paradiso stesso è aperto, no? Perché il Paradiso non è il Paradiso definitivo, non è il Paradiso dopo il giorno del giudizio, è il Paradiso in attesa. Vedete l'invettiva di Pietro, attendono, ma quanto durerà? Dio, quando torni? San Pietro lo dice, Dio, quando torni? San Pietro, cioè, è evidente che doveva essere ritenuto totalmente folle Dante dai teologi suoi contemporanei. No, cosa fai Dante? Dì a San Pietro, Dio, quando torni? Perché ritardi? Una roba da Savonarola, da Campanella. Quando torni? Quindi è aperto, è tutto in dubbio. Anche i beati da questo punto di vista sono in dubbio, bisogna leggerli così, ascoltarli così. E allora Dante diventa, c'è Dante poi, nient'altro. Allora abbiamo un'ultima domanda perché poi la Scuola Estiva Internazionale si scollega, quindi lasciamo a loro l'ultima domanda, poi se voi avete ancora qualche domanda da fare ci prendiamo ancora qualche minuto qui. Prego, poi c'è un breve saluto della professoressa Brambilla, sì. Che chiude la sessione della Summer School. Prego. Maria Naccarato scrive nella chat: io volevo tornare un attimo sul passaggio della gratuità perfetta dell'amore che è possibile ottenere dopo la visione di Dio. Trattandosi di una visione, i verba videndi non sono mai usati a caso, per cui vorrei chiedere come si interpreta in termini filosofici questo vedere Dio. Quali sensi coinvolge tale visione? E in che modo coinvolge la vista? Poi prosegue:
A proposito della visione di Petrarca alla fine dei trionfi, ad esempio Bodei scrive che essa viene colta mediante i sensi, sono suoni e forme colte dai sensi, mai ripudiati in quanto tali, mai ripudiati in quanto tale citazione. E il prevalere dei sensi ha portato spesso ad accusare Petrarca di laicismo rispetto a Dante, per il fatto, tra gli altri, semplifico, di aver inserito l'elemento della bellezza come un attributo di Laura. Dal punto di vista teologico, e forse dovrei dire anche aristotelico, l'attributo della bellezza può essere accolta anche nella visione paradisiaca dantesca sia di Dio che della donna amata? Devi fare un altro libro. No, un altro libro, ma se leggendo il Paradiso non si vede l'amore anche sensibile di Dante per Beatrice, se nel riso di Beatrice si vede semplicemente il simbolo, non so di quale Dante è l'opposto dello spiritualismo. Se Dante si viene letto in una chiave spiritualistica, non solo lo leggi in senso anticristiano, perché il cristianesimo non ha nulla a che fare con lo spiritualismo. Il cristianesimo è resurrezione della carne. E ho scritto una cosa su questo, interpretando tutti gli ultimi canti della Divina Commedia alla luce di un concetto, aistesis theia, theia aistesis, una aistesis, una sensibilità che si trasfigura e diventa divina senza perdere nulla della sensibilità, ma anzi la sensibilità ha la sua ennesima potenza che ti fa toccare Dio, è la sensibilità, gli occhi vengono ficcati nel mistero, gli occhi vengono ficcati dentro. Vedere, 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 certo, il verbo è questo che martella gli ultimi canti, vedere. Dante lo sottolinea, io ho sentito tutto questo, ho visto, ho sentito tutto questo, ne ho goduto, anima e corpo, perché Dante è un corpo che viaggia per quei domini, un corpo e gode il suo corpo. Una lettura spiritualistica di Dante è totalmente in contraddizione con la lettera di Dante, con la lettera di Dante e con il grande significato anche letterario della commedia, che è il trionfo di un realismo, certo, non un realismo volgare, non un realismo metafisico. Perché Dante sale in paradiso? Il paradiso dove guarda? L'iperuranio guarda in paradiso, guarda la nostra aiuola. Devi salire in alto per guardare bene giù. Guarda laggiù, gli dice Beatrice, guarda. E tutti quanti i santi gli dicono, guarda là, guarda lì. Adesso sei in grado di giudicare, di vedere bene, perché vedi dall'alto. Mentre se viaggi soltanto nell'orizzontale, sei come l'Ulisse.